Purtroppo c'è sempre una carenza di personale, sia di magistrati che di personale di cancellerie. Tutte le nostre cancellerie sono sempre alla disperata ricerca di altre unità, perché anche nella mia, che è la sezione lavoro, mi manca gli assistenti, mi mancano i cancellieri. Purtroppo è sempre sottodimensionato rispetto alle effettive necessità, ma questa credo che sia una carenza generale della pubblica amministrazione, nella giustizia in particolare. Quindi questi sistemi a tappabuchi a noi sono serviti certamente. Di personale ritenuta ormai endemica nelle cancellerie non solo baresi ma di tutto lo Stivale, una buona risposta è arrivata dall'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, almeno così la pensano dalla presidenza del Tribunale del Capoluogo, che sta vedendo concludersi il progetto di collaborazione con il Comune di Bari dei progetti di utilità collettiva, che dalla scorsa primavera ha permesso l'innesto di 149 percettori del sostegno statale in attività di supporto agli uffici giudiziari. Il Tribunale infatti, nell'ambito dell'avviso PUC pubblicato dal Comune, ha sottoscritto due convenzioni che hanno avviato altrettanti progetti: Giustizia Smart, conclusosi lo scorso 14 maggio con il coinvolgimento di 99 percettori del reddito di cittadinanza, e Tribunale Giustizia Agile, in conclusione a fine dicembre, che ha registrato la partecipazione di altre 50 persone. E sempre di più saranno importanti i PUC nel prossimo futuro, anche perché il nuovo strumento governativo, che è l'assegno di inclusione, prevede tra le modalità con cui si possono attivare i percettori proprio i PUC, e quindi continueremo questa attività perché è un'attività che ha dato dei buoni risultati, i feedback sono molto positivi.